il corteo comunale è arrivato al Camposanto di Mussomeli. Le confraternite, le associazioni e le congregazioni che hanno partecipato al corteo comunale ora sostano davanti l'ossario comunale. Ed ecco che arriva la corona del comune ed il sindaco la deporrà qui nell'ossario comunale. Arriva anche il cappellano Padre Sebastiano Loconte, che reciterà la preghiera dei defunti. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Nella visita al Camposanto, luogo di riposo dei nostri fratelli e sorelle defunti, rinnoviamo la fede nel Cristo morto, sepolto e risorto per la nostra salvezza. Anche i corpi mortali si risveglieranno nell'ultimo giorno e coloro che si sono addormentati nel Signore saranno associati a Lui nel trionfo sulla morte. Con questa certezza eleviamo al Padre la nostra preghiera unanime di suffragio e di benedizione. Signore, che soffrendo la passione hai distrutto i nostri peccati, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà. Cristo, che risorgendo dai morti ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che salendo al Padre ci hai preparato un posto nel tuo regno, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Preghiamo. Ascolto, Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto e confermi in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova e di vive regna nei secoli dei secoli. Amen. Dio Padre, che ha ribaltato la pietra del sepolcro di Cristo, ridarà vita anche ai nostri corpi mortali per unirci alla gloria del Signore risorto. Preghiamo insieme, diciamo: per Cristo, nostra vita e risurrezione, ascoltaci, o Padre. Per i pastori della Chiesa che si sono addormentati nel Signore, perché siano eternamente beati insieme con le sorelle e i fratelli che guidarono i pascoli della vita eterna, preghiamo. Per Cristo, nostra vita e risurrezione, ascoltaci, o Padre. Per le vittime della guerra e di ogni forma di violenza, perché il loro sacrificio affretti un'era di fraternità e di pace, preghiamo. Per Cristo, nostra vita e risurrezione, ascoltaci, o Padre. Per i nostri familiari, amici e benefattori defunti, perché possano godere della gioia eterna nella contemplazione del tuo volto, preghiamo. Per Cristo, nostra vita e risurrezione, ascoltaci, o Padre. Per tutta la famiglia umana, perché siano consolati gli afflitti, liberati gli oppressi, radunati e dispersi, preghiamo. Per Cristo, nostra vita e risurrezione, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa pellegrina nel mondo e qui presente, perché diffonda sino ai confini della terra
la beata speranza che splende in Cristo, vincitore del peccato, della morte, preghiamo. Per Cristo, nostra vita e risurrezione, ascoltaci, oh Padre. Diciamo la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio di infinita misericordia, che stringi in un unico abbraccio tutte le anime redente dal sangue del tuo Figlio, noi ci presentiamo davanti a te con la mestizia e il dolore per il distacco dei nostri fratelli defunti. Ma con la fede e la speranza che il tuo Spirito ha acceso nei nostri cuori. La morte non ha distrutto la comunione di carità che unisce la Chiesa pellegrina sulla terra alle sorelle e ai fratelli che hanno lasciato questo mondo. Accoglio, Signore, le preghiere e le opere che umilmente ti offriamo, perché le loro anime contemplino la gloria del tuo volto. Fa che quando giungerà la nostra ora possiamo allietarci della tua dolce presenza nell'assemblea degli angeli e dei santi per rendere grazie a te, termine ultimo di ogni umana attesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo che ci ha fatto i tuoi figli ed eredi nella gloria futura. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Ed ora le confraternite e le associazioni vanno a deporre la corona di fiori nelle proprie tombe sociali. L'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, la Confraternita della Madonna dei Miracoli, della Madonna delle Vanelle, della Madonna del Carmelo e il Santissimo Sacramento di San Giovanni. La Misericordia e Fratres e la Congregazione San Vincenzo Ferreri. Grazie.